perché so cosa significa. Ma arrivare adesso agli esposti, che io ho dovuto e abbiamo dovuto fare, perché non c'è discussione, non c'è confronto, non c'è tutta una serie di cose che mi dispiace. Allora, per quale viene proprio? Dovrebbe far emergere l'eccezione, perché fino adesso io non l'ho sentito. Gliele sto dicendo l'eccezione. Non è un tempo. Guardi, sindaco, sindaci si è propengoli. E questo tu lo sai. Uomini. Guardate, ma credo che tu te ne starai parecchio tempo a casa, perché dovrai venire a rispondere in tribunale. Dato che qui c'è una illegalità diffusa, presidente, lei deve moderare però i termini, però. Qualcosa di illegalità diffusa, presidente, deve moderare i termini. Io soggetto sia un cittadino. Sono esempi, può fare affermazioni così pesanti. Ma guardi, lei dovrà pagare il rimborso di solo all'avvocato, perché la mia funzione, qualcuno ha fatto una denuncia e ha perso e dovrà pagare. Pagherà l'ente comune, non io. Come lei domani sarà difeso dall'ente comune nell'atto della corruzione. Quindi sia tranquillo, io sono già sindaco. Io abbiamo il senso del motivo per cui siamo qua. E le eccezioni. Lei deve far fare le eccezioni ai verbali. Perché da due secoli dice, lei deve fare un seguito a una diffida. Ho sentito l'eccezione. Gliele sto facendo. Se vogliamo fare un dibattito in lei, facciamo il gioco del perché. Quindi abbiamo le comunico che è scaduto il tempo, io le faccio nelle eccezioni alle delibere 4, 5 e 6 sono state depositate questa mattina al protocollo 9930. Sono indirizzate a lei, al segretario generale, ai responsabili delle aree, al presidente del Consiglio di Amministrazione di Cooperazione e Sviluppo, al Collegio dei Revisori Contabili del Comune di Bellizzi, al Collegio dei Revisori di Cooperazione e Sviluppo, al dottor Carlo Lanturo, consulente di parte, ai componenti della Giunta Comunale, ai consiglieri comunali di maggioranza, che mi auguro che ogni tanto qualcuno vada anche a leggere qualche atto, al signor Prefetto di Salerno di Conoscenza, alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica di Salerno. L'eccezione, il capo dello Stato ci dovrà dare lei per ricorrere dopo il 4 maggio, non si preoccupi. Diffida i verbali 4 e 5 di determinazione delle delibere di Consiglio Comunale numero 4 del 14 marzo 2010 e atti conseguenziali alle delibere numero 5 e numero 6 del 14 marzo 2010. Sottoscritti i consiglieri comunali, Domenico Monti, secondo questo giorno risparmio, di D'Antonio Stefizio, dell'Angelo Bruno, Pino Schiavo, Antonio Ferrello, Stefano Ciccarillo e Cosimo Di Moro, del gruppo consigliario Città Possibile, risultati assenti alla seduta del 14 marzo 2010, dando seguito alla richiesta di rinvio, protocollata il 10 marzo 2010, acquisita al protocollo dell'ente al numero 5694, dell'11 marzo 2010. Preso atto della venuta seduta del Consiglio Comunale del 14 marzo e dell'approvazione degli atti scritti all'ordine del giorno ed in particolar modo delle seguenti delibere. Delibera numero 4 del 14 marzo 2010 avente ad oggetto approvazione bilancio di previsione 2010, bilancio pluriennale 2010-2012, relazione previsionale e programmatica e adempimenti connessi alla programmazione triennale annuale. Delibera di Consiglio Comunale numero 5, quindi parlerò una sola volta su verbali 4, 5 e 6 del 14 marzo 2010 avendo l'oggetto riconoscimento debiti fuori bilancio ex articolo 194 lettera E alla società Cooperazione e Sviluppo SRL per investimenti in segnaletica stradale. Delibera numero 6, 14 marzo 2010, avendo ad oggetto il riconoscimento debiti fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera E, decreto legislativo 267/2000 per investimenti effettuati dalla società Cooperazione e Sviluppo presso il
centro sportivo Enrico Berlinguer. Premesso che l'atto deliberativo numero 4 contiene come allegato una relazione impropria che al di là dei contenuti non ha rispettato la corretta procedura amministrativa così come impone la vigente normativa di materia. L'atto relazione non era depositato come allegato agli atti del Consiglio alla data di convocazione di Consiglio Comunale. Protocollo 5290 numero 243 dell'8 marzo 2010, notificato il 9 marzo 2010 alle ore 9.30 e dell'ordine aggiuntivo, protocollo 5566 numero 290 del 10 marzo 2010, notificato il 10 marzo alle ore 12.05. Secondo quanto disposto dalla norma vigente, gli atti devono essere predisposti nella loro interezza e resi disponibili per la visione dei consiglieri al fine di un corretto esercizio del mandato elettorale. B. La relazione in esame a firma del dottor Carlo D'Angulo è stata acquisita al protocollo dell'ente comune al numero 5122 solo il giorno 12 marzo 2010 ed era indirizzata al Consiglio di Amministrazione di Cooperazione e Sviluppo. Per conoscenza al SI, la qualità di socio unico della società pubblica. La relazione è stata fatta propria dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 marzo 2010 ed è stata allegata all'atto deliberativo numero 4 del 14 marzo 2010. La procedura di acquisizione seguita da parte del Consiglio Comunale è illegittima. La relazione in esame infatti, 1. Non era predisposta agli atti visione tra gli argomenti del Consiglio, 2. È stata proposta e successivamente sottoposta a votazione dal Consiglio Comunale, né come emendamento né come atto separato. Quindi, inoltre, come si evince dal disposto deliberativo, il 20 litigi, essa viene proposta da un soggetto non legittimato da mandato elettivo, il vice sindaco, nonché assessore, in aperto contrasto con quanto disposto dall'articolo 16, comma 1 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 267/2000 e dalla circolare del Dipartimento del Ministero dell'Interno, numero 7/97/34/96 e dal Ministero degli Enti Locali del 29 marzo 2004. L'acquisizione della relazione tecnica in parola allegata all'atto deliberativo appare dunque irrimediabilmente viziata da una procedura carente di legittimazione. Oltre all'aspetto amministrativo, l'atto proposto inoltre a firma del dottor Carlo D'Angulo presenta aspetti di criticità anche nella circostanza in base alla quale, nonostante il professionista richiamato fosse già consulente della società pubblica Cooperazione e Sviluppo, è stato nominato da parte dell'ente comune anche consulente tecnico di parte per analizzare lo stato economico, finanziario e contabile della suddetta società. L'atto, dai contenuti facilmente controvertibili dal punto di vista giuridico, amministrativo, contiene affermazioni false che rasentano la diffamazione e la calunnia. I sottoscritti, nel denunciare i vizi procedurali in quanto fanno parte di un atto pubblico votato da questo Consiglio, sottolineano che essi si sostanziano anche nella mancata comunicazione non solo ai consiglieri comunali della passata amministrazione, ma anche agli esponenti facenti parte della precedente gestione della società, soggetti legittimati al diritto di comunicazione ex legge 241/90 e così come puntualmente previsto dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e dello Statuto.